Salve a tutti e ben ritrovati. Guardate i nostri video su YouTube. Importanti aggiornamenti meteo arrivano per questo fine settimana. Infatti, una importante perturbazione investirà la nostra penisola, in particolar modo lungo il versante tirrenico e sulle regioni settentrionali. Ma anche la Puglia verrà interessata dalla pioggia, ma non allo stesso modo. Avremo delle zone colpite in maniera importante, altre zone dove invece la probabilità di pioggia sarà molto bassa. Il tutto con temperature che, proprio a causa della risalita comunque di aria calda proveniente dall'Africa, che tenderanno leggermente ad aumentare. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà sulla nostra regione tra oggi e lunedì. Ed ecco infatti che nella giornata di oggi avremo cielo in prevalenza nuvoloso sulla Puglia, ma piogge importanti soprattutto nel pomeriggio ed in serata, che colpiranno la Puglia centro-meridionale, soprattutto appunto il Salento ed il Tarantino, con fenomeni che qui saranno anche localmente caratterizzati da rovesci e temporali, fenomeni intensi, mentre sul resto della regione avremo nubi ma poche probabilità di pioggia. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali, temperature in aumento nei valori massimi, con picchi fino a 16-17 gradi. Nella giornata di domani, 4 dicembre, avremo ancora maltempo sulla Puglia meridionale, in particolar modo sull'arco ionico, con occasione di piogge e temporali. Sul resto della regione invece avremo un cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con addensamenti a tratti più consistenti, ma poche probabilità di pioggia, quindi su Foggiano e Barese. Temperature in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi, ventilazione ancora dai quadranti meridionali. Chiudiamo infine con lunedì 5 dicembre. Migliorano le condizioni meteo anche sulla Puglia meridionale, con un cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Temperature che saranno oltre le medie del periodo, valori fino a 16-18 gradi nelle ore centrali del giorno, le minime intorno agli 8-12 gradi. Per ora è tutto, io vi aspetto martedì. Grazie per l'attenzione, buon weekend.